Siamo con sì, siamo in collegamento. Buongiorno a Fabrizio Rondolino, giornalista, autore TV, per farci raccontare anche la sua impressione sulla giornata di ieri, sul discorso di Napolitano. Buongiorno Rondolino. Buongiorno. Eccoci qua. Mario, a te. Beh, anche in vista della direzione del Partito Democratico di oggi, Rondolino è un, diciamo così, podologo. Ne capisce, l'ha vissuta, conosce per esempio molto bene Massimo D'Alema. Visto quanto è arrabbiato D'Alema, Rondolino? Insomma, lui non è proprio la persona ideale per le interviste rubate per strada, tende a reagire sempre un po' male quando viene fermato. Però, certo, ora, questa storia del denuncio, chi dice che ho ordito una trama contro Prodi, insomma, non l'avrà ordita tecnicamente, sarà riunito a casa con la Torre, però insomma che ci sia stata una marcia di Dalemiani e l'ex popolari contro Prodi nel voto che ha affondato il professore di Bologna, insomma, è un po' una cosa pacifica o no? Sì, non so se sono soltanto ex Dalemiani ed ex popolari, senza di ex, insomma, Dalemiani e popolari, perché ho l'impressione che intorno a Prodi si sia poi coalizzata una grande alleanza anti-bersaniana, perché poi questa mattanza del Quirinale riletta insomma a posteriori sembra soprattutto un certo, poi è anche frutto della insipienza di Bersani, ma da parte degli altri sembra anche un po' una resa dei conti finale. Ma certo, insomma, ecco, questa è la parola chiave, l'espressione chiave, resa dei conti, una bella resa dei conti a sinistra, una novità, una cosa nuova. Una cosa non capita mai. Solo che l'hanno fatta sulla pelle proprio della massima istituzione e un po' anche degli italiani, perché questa è una cosa che l'ha fatto capire D'Alema, l'ha detto anche Rosi Pini nell'intervista. Io lo so che non sono tra i politici più popolari questi due, però hanno detto una cosa abbastanza vera, cioè la candidatura di Prodi andava preparata effettivamente in un altro modo, perché Prodi non sarebbe comunque mai stato eletto, perché Monti e Grillo avevano detto che non avrebbero votato. Quindi è stato anche un po' un azzardo quello di tirarlo fuori, è comunque un equivoco nella migliore delle ipotesi, o un pasticcio. L'errore nodale secondo me è stato non farlo votare in Assemblea dei Deputati, perché se avessi trovato già in Assemblea del Partito Democratico i 100 voti in meno, non avendo Grillo, non avendo Scelta Civica, forse ci pensavano, insomma. Invece la ritualità dell'acclamazione, ecco, ha un po' io ricordo le pagine sui giornali online, tutti in piedi ad acclamare il nome dei Prodi, magari sì, sono fatti coraggio. Non sarebbe passato. Come? Si sapeva? No, è lì che ho capito che non sarebbe passato. Ah, ok, ho capito, okay, perché l'acclamazione è proprio il modo peggiore, ecco. Soprattutto quando ci sono difficoltà politiche, intendiamoci, anche perché poi lo sanno tutti, Prodi non è affatto amato dal centro-sinistra. I due governi Prodi li ha battuti il centro-sinistra, mica la destra, quindi di che stiamo parlando? Esattamente così. Il dato però della rabbia dalemiana, insomma, un po' fa insomma sorridere. Perché ha voluto marcare così in maniera durissima il suo fastidio? Forse perché adesso, diciamo, la battuta di Civati, che un po' è stata interessante e caratterizzante ieri, quando ha detto adesso i traditori li troveremo ministri, forse l'ha un po' irritato, anche se come dire, la categoria del tradimento in politica ormai fa un po' sorridere, ma insomma esatto. il dato è che secondo me è stato irritato da quel passaggio, perché forse il ministro vuole farlo davvero da lei, ma no. Ma adesso tu mi costringi a ritornare a fare un portavoce fuori tempo massimo. Dai, una cosa le capisci, quindi se non sono tutto questo. No, nel senso che non ho informazioni di prima mano. Io ho l'impressione, D'Alema è sempre candidato a qualsiasi cosa, come anche Amato del resto, qualche volta anche del trono, cioè al di là anche delle loro intenzioni, della loro volontà. Io penso che D'Alema abbia più un orizzonte, cioè gli piacciono di più le cose europee, ecco, se ci fosse l'anno prossimo il Parlamento europeo, si rinnova il Parlamento europeo, si rinnova la Commissione, eccetera, penso che se lui potesse avere un incarico europeo sarebbe più contento che non di un incarico italiano. Per cui non me lo vedo, diciamo, in coda per fare il ministro, dopodiché ma appunto la mia impressione, ecco, non io lo vedo ministro degli esteri, guarda, lo vedo
proprio in corsa propedeutica, probabilmente anche il ruolo di commissario europeo, però in un governo che dovesse rispolverare Amato, ma perché non dareva ministro degli esteri? Mettiamoci di tutto, insomma, metterei subito Veltroni ai beni culturali, la Bindi alla sanità, queste cose, insomma. Mario, stai esagerando. Si ritorna al governo dell'Ulivo, mi stai proponendo. Il vetro tutto di un tempo, diciamo. Sì, quella sì, roba sì, che sta di tappo, insomma, ecco, allora ci vuole anche Mastella la giustizia, però ecco, lo dovrebbero fare bene con Mastella, non dimentichiamo Mastella la giustizia. Ah, invece due parole sull'emozione che l'ha suscitato il discorso di Napolitano e soprattutto anche la reazione dell'emiciclo, insomma, che parte il Movimento 5 Stelle, a parte un Bersani piuttosto accigliato, sembrava condividere le legnate dialettiche che Napolitano stava lanciando alla folla di politici, appunto. Beh, sì, anche perché ce n'è stata una proprio una legnata personale, molte erano generali, ma ce n'era una proprio personale, sì, su Bersani, quando ha detto: tu hai pensato di avere una maggioranza e non ce l'avevi, non hai saputo gestire politicamente un premio di maggioranza esorbitante che questa legge elettorale ti ha dato. Ed è insomma, una legnata molto pesante per un leader politico, perché vuol dire che, insomma, gli ha detto che non conosce il suo mestiere. Certo, non ci hai capito niente, gli ha detto. Dice: adesso ti devi bere le larghe estese che ti ho chiesto per un mese, e dopo aver esposto il Partito Democratico al disastro più disastroso. Non gli si può dar torto a Napolitano, insomma. No, anzi, per carità. E poi comunque meno male che finisca così, perché quando è cominciata la roulette del Quirinale al decimo o quindicesimo scrutinio avremmo dovuto trovarci chiunque, quindi meglio così. Però certo è un fallimento per tutti, diciamo la verità, perché la rielezione di Napolitano è oggettivamente un fallimento della classe politica, non è che è stato scelto perché è il più bravo di tutti, è stato scelto perché non c'era nessun altro, che è una bella differenza. E sia un fallimento che un segno dei fallimenti, perché poi dietro c'è più di un fallimento, sono veramente tanti, è un fallimento in sé proprio come fatto, come avvenimento, e poi appunto arriva dopo una serie di fallimenti, di occasioni buttate, appunto, come lo stesso Napolitano ha fatto capire a Bersani. Un suo commento prima di salutarla, Rondolino, anche sul dato che arriva dal Friuli Venezia Giulia con la vittoria per 2000 voti della Serracchiani, che rappresenta un po' l'ala nuova del Partito Democratico. Può ripartire da lì il Partito Democratico? È un insomma. Ma non, i voti regionali sono sempre no, comunque la risposta secca è no, nel senso di non ci illudiamo. Ha votato solo il 50%, il Friuli è una regione particolare, il Depo da Serracchiani è un po' renziano, un po' grillista, quindi anche nella geografia interna è anomala rispetto alle correnti, diciamo, del PD. E quindi, come dire, ottimo successo, brava Deborah, ma non lo considererei un modello da esportare, ecco, lo considererei un fenomeno locale specifico. Mario, oggi la direzione nazionale, Fabrizio, deve ribaltare la linea politica sostanzialmente. Fino a ieri la linea politica era: mai con Berlusconi, cerchiamo il governo del cambiamento, bla bla bla. Oggi deve dire: evviva le larghe intese. Si fa facilmente questa operazione da un giorno all'altro? Ma in altri sono tempi, gli stessi, tempi. Poi, devo dire una cosa completamente opposta agli stessi, insomma. Sì, no, capisco che mi faccia la tua ironia su questo, ma sai, la politica è anche fatta di svolte brusche. D'altra parte, proviamo a vederla per una volta in positivo. Hanno imboccato una strada senza uscita e adesso si sono ravveduti. Dopodiché ci sono sempre gli opportunisti, poi ci sono invece ci sarà bellissimo, perché come c'era stato il voto all'unanimità sulla redazione del segretario, ci sarà un'altra volta, ci sarà un'altra volta all'unanimità. No, devo dire, voglio ricordare, perché ci tengo, poi anche un amico, una persona stimabilissima, Umberto Ranieri, votò contro in quella riunione, quella direzione dell'unanimità, e quindi insomma, a lui va dato atto che non che solo aveva capito, ma anche l'aveva detto, ecco. Ha detto anche che Umberto Ranieri è, come insomma noi podologhi sappiamo, il corazzino del PD è napolitano, ecco, appunto. Quindi vabbè, diciamo, oggi potrebbero farlo segretario, diciamo, ecco, la reggenza datela a Ranieri, così completiamo l'opera. Grazie, Rondolino. Grazie a voi, buona giornata.